le altre emergenze che arriveranno, io continuo a dire, l'ho detto anche in Parlamento questa settimana, secondo me la prossima emergenza non sarà sanitaria, non sarà una pandemia. Il prossimo disastro mondiale sarà un attacco cyber security. Oggi siamo tutti a lavorare con i computer, tutti collegati con i computer, tutto il lavoro industriale, con l'industria 4.0, l'intelligenza artificiale e la tecnologia, viene governato dal remoto. Basta una cyber attack per mettere in difficoltà, per mettere in discussione il processo di produzione dei prodotti agroalimentari o di controllo dal remoto delle infrastrutture. Ecco perché dico che ci sono dei problemi, certo che ci sono dei problemi, certo che ci saranno dei problemi, ma noi dobbiamo tornare a vivere. La mossa del cavallo di oggi è che dopo 3 mesi in cui si è dato un messaggio di paura, in alcuni casi all'inizio di prudenza, poi dalla prudenza qualcuno è passato alla paura, la prudenza è giusta, la paura no, è normale, è fisiologica, ma non puoi governare con la paura, perché se governi con la paura si finisce tutti chiusi in casa. Io dico, ripartiamo, ricominciamo.